Sono tornato per dare una mano, dai, basta, quello lì. Sono venuto per cercare di dare il mio contributo perché ero contento di ritornare. Per me era un'occasione importante ancora fare la Lega Pro e il direttore mi ha dato questa possibilità di tornare e alla fine sono contento della mia decisione. Non è stata facile perché con il notaresco poi dopo anche loro c'è stato qualche problemino inizialmente, però alla fine sono stati molto corretti e gentili anche loro che mi hanno lasciato libero. Ho visto solo Nasi, cioè è stato Che ha improvvisato avuto il proprio pallonetto cinese. cacciato avanzare e non c'è un pallonetto cinese È e è stata l'unico uomo che fa il mondo lì, no? Sì. Però lui che aspettava così Sì, è stata una buona prestazione, dai, una buona prestazione. Io non sapevo che ci fosse comunque il direttore in tribuna, però io ho cercato di dare il massimo perché per noi era una partita fondamentale con un'ottima squadra, anche loro si sono dimostrati un'ottima squadra. E niente, poi per il cammino là è stato un cammino incredibile perché abbiamo vinto e basta, quindi è stata una cosa splendida. Però non ha cambiato, diciamo così, tanto, dai, non penso che sia stato quello. domanda che è lecita. Quando hai letto, no, direttore con su display del cellulare che magari ti chiamava, cosa hai pensato prima di rispondere? Ho pensato che mi poteva dare un'altra opportunità di ritornare in Lega Pro. E ho pensato che è normale che per un calciatore fare professionismo è la cosa principale, no? Perché ti rende felice, ti rende soddisfatto del lavoro che fai, no? Normale. Anche là è stata per me fondamentale, una tappa fondamentale perché loro mi hanno dato un'opportunità grandiosa di rimettermi in discussione, di farmi vedere e di farmi riprendere dalla fermana. Quindi diciamo che le gioie sono due, insomma, no? La soddisfazione di ritornare. Adesso mi rimanca l'altra soddisfazione, cioè raggiungere la salvezza, perché questo è l'obiettivo, quello lì che nel pacchetto è tutto bello, però manca la ciliegina sulla torta che è la salvezza qui alla fermana. E questa è quella lì, è l'unico obiettivo che in questo momento ho nella testa. Sappiamo che non sarà facile, ma perché ci sono squadre blasonate, tutte forti, con giocatori forti, e il livello si è alzato molto, è molto competitivo e quindi più vai avanti è più difficile, però noi siamo sulla strada, penso che la strada sia giusta, sia la strada del lavoro, della concentrazione, cercare di fare più punti possibili da tutte le parti, insomma, perché non è facile. Dobbiamo fare un po' come le formichine, diciamo. Dobbiamo fare un pezzettino alla volta, cercare di prendere un puntino ogni tanto da qualche parte, cercare di fare il fortino in casa, di fare più punti possibili. E quella è la strada che poi ti porta all'obiettivo tuo principale. Hai detto un po' che il professionismo è sempre il professionismo, perché magari è meglio buttare la salvezza in C, ma professionista che magari della mia squadra del campionato in D, una piazza magari anche diversa, no? Scelta che ti hanno questo. La scelta ha pesato anche magari la lontananza dalla famiglia, l'avvicinarsi a casa. È stato, ma con molta onestà ti rispondo, è stato un misto di cose. Ci metto anche quello perché la famiglia è importantissima. Metto anche i miei ex compagni che ci siamo sentiti, che anche loro mi dicevano: dai, vieni a darci una mano, vieni a darci una mano. Metto anche il direttore che per portarmi ha fatto anche lui. Non era facile, diciamo che non è stata un'operazione facilissima sia da parte sua che da parte mia. Dopo lì è stata unione di intenti, insomma, di cercare di trovare. Non è stato facile, insomma, come. Però diciamo che è un misto di cose che mi ha fatto portare un po' tutto. Un attimino più indietro, poi dopo parliamo dell'attualità. Ora di nuovo in aprile, dopo che una di questi tempi, la fermata che avvicendava con Nasser, che mesi erano stati, soprattutto se ti ricordi, dentro te, gli ultimi 2 mesi.
Beh, allora, i primi mesi, il girone d'andata sono stati mesi fantastici perché siamo arrivati addirittura primi in classifica e quindi quando ti capita di essere primo è una soddisfazione immensa. Poi io venivo, mi sembra, da, adesso aiutami te, 11-12 partite senza prendere gol il girone. 11 partite, 11 partite senza prendere gol il girone d'andata vuol dire che se avessi fatto anche il girone di ritorno forse avrei fatto il record europeo della storia, però... Però diciamo che con molta onestà il discorso qui in parecchi club sanno che parecchi club scelgono che partono con il vecchio e poi ogni tanto fanno il giovane o fanno viceversa. Quindi bisogna essere oneste. Io so la mia età che ho, però so chi sono, so quel mio rendimento che posso dare nei professionisti e quindi diciamo che dai. È stata dura da digerire, ma però sono cose che non è la prima volta che mi capita, quindi non è che mi ha lasciato così proprio allibito. Mi sono già capitato anche altre volte dove magari ero un leader, ero qualcuno e mi sono trovato essere un anno fermo e non giocare per un anno. Quindi non è la prima volta che mi capita, lì è un processo di maturazione tuo che devi avere, che quando arrivi a una certa età di capire la cosa giusta. E io sono riuscito a trovare la cosa giusta, cioè a non dare fastidio ai giovani, farli lavorare perché loro a me mi possono solo stendere, secondo me, poi tu hai visto benissimo, come hai detto benissimo te, sono stato a correre intorno al campo senza nemmeno dargli il problema di avere un viso brutto davanti con la barba di uno brutto che poteva infastidirli, perché quindi ho detto, fatto il mio, io penso di essere stato uomo fino in fondo. Però sono cose, diciamo che sono cose che nel calcio succedono, dai. Quindi non ce l'ho con nessuno, non c'è voglia di arrivare, non c'è stato, non c'è niente. Adesso sei ripartito, due clean sheet consecutivi, un più licenza, poi tre reti subite in tre gare, no? Con dei tiri a tu per tu, no? Ti chiedo quanto sia bravo il portiere quando non ha nemmeno il modo di poterci provare. Allora, ti dico la verità, il gol di Feralpi non mi ha fatto dormire un paio di giorni, perché prendere gol al 95esimo così sono rimasto, ma non è tanto per come è venuto, cioè il ragazzo che si è staccato dalla barriera, che l'ha preso con la punta, poi ha respinto sulla la pancia di quell'altro e la palla è ritornata perfetta nei piedi della punta, nemmeno se ci provi, non lo so, mille volte non riesci. Sono gol che secondo me non erano facili, sono gol che purtroppo sono capitati tutti dalla rettina piccola e quindi per un portiere non è facile. Cioè, io come ho detto prima, cercherò di dare il mio contributo e di fare il massimo, ma bisogna portare un mattoncino tutti e sperare che ogni tanto giri anche questa benedetta cosa perché ultimamente non è che ci sta girando benissimo. Sotto l'aspetto di rimpalli o di robe varie, diciamo, senza trovare scusanti, perché non dobbiamo trovare scusanti, perché poi dopo le scuse non si devono trovare, però siccome abbiamo analizzato bene e diciamo che anche è un misto di cose, noi bisogna fare di più, però diciamo anche che ci sono state situazioni, per dirti, quella di Ravenna mi ha lasciato un po' allibito perché il rigore... C'era un rigore per noi che non è stato dato e poi l'espulsione di Manè. Allora diciamo che Manè, il primo fallo diciamo che non era da munizione, il secondo da espulsione diretta, tu uno scontro diretto, non puoi lasciare un'altra squadra per un tempo e 15 minuti così. Uno non deve trovare a lamentarsi o di qua di là perché uno dobbiamo andare a cercare cose, però sono cose che negli scontri diretti le paghi. Soprattutto con la nostra squadra che campa molto sull'episodio che serve. Piacenza, 90esimo, uscita di Sperandao sul Poligoni dopo un grande passaggio di transizione di sette. Come hai ragionato in quel frangente? Allora, sono due uscite. Allora, io è difficile è molto difficile perché Guarda, allora. io mi sono guardato. A tu per tu gol e tira. Sì. Io. Esatto, cominciando a recuperare l'azione. Quello
Quello era la cosa che volevo fare io. Quella era la cosa che volevo fare io. Diciamo che allora, se tu guardi la palla di Vicenza, quando mi sono trovata tu per tu con l'attaccante, lì ho ragionato in una frazione di secondo che lui non guardandomi, camminando così, ho pensato che lui era così. Io lì ho pensato, questo qui andando avanti, se gli rubo il tempo. Lì invece è stato più difficile perché è stata una palla che io sono dovuto uscire velocemente. Poi lì sono frazioni di seconde. Lì il portiere deve fare due cose. O aspetti in porta, come hai detto benissimo te, e fai il tiro. Ti aspetti il tiro, ma tu lo sai bene, meglio di me, che quando ti arriva un attaccante così, molte volte fa gol, o fai il miracolo oppure gol. Invece così ho provato a uscire e cercare di anticipare il giocatore. E lui è stato molto bravo a rubarmi leggermente il tempo e a quel punto io l'ho un po' fastidito, però con il concetto di dire se vado in scivolata si butta a terra espulsione e cosa. E quindi cosa devo fare? Devo trovare una via di mezzo e l'ho infastidito, diciamo. E poi che è successo? Che lui si è infastidito, ha allungato la palla e le cose. Diciamo che è stato un meccanismo in una frazione di seconda. Adesso raccontarlo è difficile, però questo è stato il succo. Poi dopo sono movimenti automatici che ti vengono di porta perché ce l'hai. Guardando un attimo avanti, c'è. Bravissimo Ricciardi, eh? Sì. Bravissimo Ricciardi, perché adesso da fare anche meriti anche lui, perché ci ha creduto lui da dietro e quindi merito bisogna dare merito anche a lui. Perché.